io questa cosa della politica non voglio entrarci, anzi ti dirò di più, pare che io ce l'ho con i politici, io i politici, se sta alcuni politici, io li amo. Addirittura? C'è Andreotti. Andreotti, io l'avrei voluto come padre. Ma dai! No, guarda, che si mostra a mio padre che mi sta guardando, io glielo dico, papà, guarda con tutta la cosa, ma se Andreotti mi riceve, io sono tuo padre, io ero contento. Io avrei voluto Andreotti come padre, perché Andreotti... Ma perché, scusa, perché? Perché Andreotti è ingenuo. Andreotti è ingenuo, dai, è buono, è uno che ha avuto figli, capito, tu puoi fare un sacco di cose. Andreotti è proprio, pensa, è uno che sta da 40 anni in Italia, sono successi delitti, mafia, servizi segreti deviati, stragi, non si è mai accorti niente. Mai. Oh no, Pippo. Lui non ha mai scoperto niente, ma perché dici? Mica perché è no, perché è ingenuo. Lui è buono, è fesso, no, come in senso buono napoletano, di uno troppo buono è fesso, no, ecco. E invece mio padre dice, perché vuoi Andreotti come padre? Perché mio padre no, mio padre sta in malafede, è cattivo. Tuo padre lui si accorge, porca miseria, Pippo. Io una sola volta mi sono portato una guagliona a casa, era un pomeriggio, quando si casa. Porca me, lui è tornato a casa, poi io ho lavato tutto, lo ho impronte. Come è tornato a casa, mio padre fa, che è sto odore qua, che è sto capello lungo, biondo? Perché il cuscino sta spostato? Tu hai portato a casa qualcuno? Dico, sì, ho portato una... Cioè, tu non lo devi fare. Okay. E ha detto, ah, pensi quando si diverte tuo figlio Andreotti, invece. A lui non gli capita niente. E invece no, appunto, tuo figlio Andreotti a casa, ma sai che fa tuo figlio Andreotti? Ma musica alto volume, bottiglie whisky per terra, sporco. Andreotti, lui, o figlio Andreotti, vive da 2 anni con una brasiliana, 2 svedesi e una tedesca. Andreotti sono 2 anni che vive in un ostello della gioventù e non se ne è accorto. Hai capito? Perché è in cielo? È in cielo, è in cielo.